Bontà, 100%. Sono sicura che è una cosa che mi mancherà. Un'abitudine si crea in 21 giorni. Perfette! Si torna a casa! Colazione di oggi, anche oggi super carina. Secondo me sono ispirata dalle ciotole di legno, ragazzi. Allora, è una yogurt bowl. Praticamente ho mischiato dentro la ciotola lo skyr e il yogurt di soia insieme a dei semi di chia. Ho mischiato e lasciato un pochino lì riposare e praticamente i semi di chia si allargano e creano un effetto gelatinoso e quindi addensano il composto. Poi, semplicissimo, questa è veramente una colazione che potete fare in 5 minuti la mattina quando speriamo saremo di corsa. Ho messo dell'avena, poi ho messo i frutti di bosco surgelati che tiro fuori dal freezer e cuocio leggermente in un pentolino. Non vi consiglio di mangiarli così freddi da freezer. E poi ho aggiunto della frutta secca e del cocco rapé. Proteine dallo yogurt, carboidrati complessi dall'avena, carboidrati semplici dalla frutta e grassi dalla frutta secca e dallo yogurt. Yay! Bontà al 100%! E buongiorno! Buongiorno! Non facevo questa colazione da anni. Questa è proprio la mia colazione del cuore. Chi mi segue dagli inizi saprà che io ho fatto questa colazione per tipo 3 anni. Ovviamente ora è carino, ma cioè si mangia tutto mischiato, il mappazzone, proprio un mappazzone così. Probabilmente la prossima volta metterò il cocco rapé dentro lo yogurt insieme ai semi di chia, perché a me piace tantissimo mischiato con lo yogurt quando praticamente mastichi lo yogurt e lo senti sotto i denti. Invece sopra perde un po' di significato, secondo me. Questi sono i veri ricordi. Oddio, ma perché non l'ho più fatta? Mi sento tornata nel 2015. Scusate, ma dovevo inserire questo in questo vlog perché so che quando tornerò indietro lo guarderò e vedrò che la mattina io mi svegliavo, facevo colazione all'alba e sentivo il taglialegna sotto. Ora mi sto lamentando, ma mi mancherà. Mi mancherà perché questo è l'ultimo vlog qui. A metà della settimana prossima torneremo a Milano, spero che mi sentiate, perché si sta avvicinando la fine del mese e dobbiamo fare il trasloco e trasferirci finalmente nella nuova casa. Quindi ultimo vlog di quarantena, lontani dal mondo. So che giù la vita è un po' tornata quasi normale, con tutte le precauzioni del caso, eccetera, ma per me ancora non è cambiato nulla, sono ancora praticamente in isolamento, ma invece adesso devo tornare e devo tornare a essere produttiva, che sinceramente l'idea mi dà un po'... cioè fa strano, no? Perché uno dice, cacchio, ma dopo 2 mesi, 3 mesi ti sei rilassata, non hai fatto niente, eccetera, penso che tu non veda... non so se fa fuoco, ma... c'è un mostro! Ah. Dicevo, sono la prima a dirmi, cavolo, ma dopo 2 o 3 mesi di nulla facenza praticamente, non vedi l'ora di tornare a fare cose? Sì. Sì, sì. Non vedo l'ora proprio. Penso che questa sensazione sia legata a quello che si dice che un'abitudine si crea in 21 giorni, qui ne sono passati ben di più, e tante cose sono diventate parte della mia vita. Sono sicura che nel momento in cui ritornerò a Milano, alla mia vita normale, alla mia normale routine, ritornerò ad andare al lavoro, mi allenerò a casa perché non so se andrò in palestra, poi quello mi sembra la normalità, ma adesso questo mondo fuori dal mondo mi sembra la mia normalità e ritornare alla mia vita normale mi sembra quasi di
andare fuori dalla mia area di comfort. Ormai mi sono abituata qua, il che è pazzesco perché ti fa capire veramente quanto l'umano è adattabile, e questo ci dovrebbe veramente far riflettere quando pensiamo di non poter fare qualcosa, perché in realtà sono tutte schemi e blocchi che ci poniamo noi stessi, ma in realtà poi quando ci troviamo in quella situazione andiamo in survival mode e ci adattiamo. E questa è sicuramente una cosa che mi ricorderò e mi porterò avanti. Quello che penso di non poter fare è perché probabilmente sono io stessa, in base all'ambiente in cui mi trovo, che mi pongo dei limiti. Invece a volte basta trovarsi in quella situazione, mettersi in quella situazione, e riusciamo sempre a trarne il meglio, a sopravvivere e a volte a stare anche meglio rispetto alla situazione precedente. Bene, la motivazione delle 8 del mattino. Sempre di più quando ho un momento libero mi ritrovo in questa stanza, sia per filmare che per allenarmi. In realtà sto amando il fatto di filmare i miei allenamenti, condividerli e leggere i vostri commenti, i vostri apprezzamenti, il fatto che grazie ai miei allenamenti avete trovato la motivazione e che molti di voi stanno avendo dei veri e propri benefici. Ammetto che mi motiva tantissimo sia a filmarli che a allenarmi. Quindi oggi, che è il weekend, voglio approfittarne per portarmi avanti con i contenuti. Prima di iniziare, alcuni di voi mi hanno chiesto aggiornamenti sulla questione stage. Allora, sì, sono ancora in stage, mi è stato rinnovato perché i 3 mesi mi scadevano a metà maggio. Ho continuato a lavorare a distanza nonostante le difficoltà e adesso spero che, ritornando a Milano, si possa ritornare un po' anche alla normalità sul lavoro, chissà, con le giuste precauzioni, ma insomma, a ritornare a andare in ufficio. Mi manca andare in ufficio. Cioè, io ho voluto iniziare a lavorare, a parte per tutto il discorso della realizzazione di me, della mia carriera, eccetera, ma anche perché proprio mentalmente il fatto di avere un luogo fisico dove andare mi dava tantissima motivazione, invece avevo proprio voglia di fare, e invece mi sono ritrovata alla stessa situazione di prima, lo smart working a casa, cosa che ho fatto e faccio sempre. Vabbè, comunque adesso vi metto qui e filmo workout che vedrete presto. Ok, momento verità, ho abbandonato il piano di filmare i video e di allenarmi. Sono venuta qua su a prendere il sole. Ha fatto una settimana di brutto tempo e questo sole è soltanto rincuorante. Comunque davvero, non vi vedo, spero che voi vediate me. Passare la quarantena qui in mezzo alla natura mi ha veramente riconnessa con me stessa. Io sono cresciuta in campagna. Fino all'età dei 6 anni ho vissuto praticamente, cioè, come una contadina, perché eravamo veramente nella provincia di Rovigo e senza nessun agio, e facevo la mia piscina era la tinozza di plastica dove mia nonna lavava i vestiti, quindi veramente sono cresciuta a contatto con la natura e non avevo videogiochi, non avevo bubble, non avevo niente, io giocavo nel giardino sempre, e stare qui e stare fuori quando c'era bel tempo mi ha molto riportato dietro nel tempo e mi ha fatto riapprezzare tutta la natura, eccetera, e devo dire che sono sicura che è una cosa che mi mancherà ed è una cosa che ho capito che mi serve avere nella mia vita, quindi magari in futuro quando penserò di stabilirmi da qualche parte, sicuramente un posto dove c'è il sole, perché sono meteoropatica bestia, ragazzi, cioè quando non c'era il sole passavo le giornate così, catalessi, triste, invece appena un raggio di sole subito fuori, allegra, voglia di fare, eccetera. Quindi assolutamente nella mia vita voglio il sole, il caldo e la natura, quindi chissà in futuro quando mai troveremo casa e ci stabiliremo da qualche parte, questi 3 fattori saranno molto importanti da tenere in considerazione. Pranzo di oggi con patate dolci a pasta arancione. Io personalmente preferisco quelle a pasta bianca, ma sono abbastanza introvabili, e l'altro giorno ero al supermercato e l'ho visto e ho detto vabbè, le prendo.
Le cuocio in forno. Prima le lavo, poi le punzecchio con la forchetta. E poi le avvolgo nella carta stagnola. In questo modo non vengono a contatto con il forno, quindi insomma non c'è contaminazione. Vedete che ci sono proprio le briciole. Avrei dovuto sistemarlo, pulirlo quando sono arrivata, ma non pensavo di stare qui così a lungo. E vabbè, però almeno così nel cartoccio è tutto coperto, poi non è ventilato, quindi non si alzano e quindi sono abbastanza tranquilla. E a Jimmy sto facendo una torta che grazie all'uso delle fruste è lievitata tantissimo. Che bella. Un po' meno amata in realtà perché vabbè. Sono pronte in circa mezz'ora, 40 minuti quando la forchetta riesce ad attraversarle. Poi adesso sto preparando le zucchine grattugiate, passione di questa quarantena, e li faccio saltare in una padella leggermente unta, se no si attaccano, o se avete un antiaderente meglio. E poi delle uova alla faience, che non vi faccio vedere l'atto dello scolamento dell'uovo perché l'ultima volta ci ho rimesso una fotocamera, quindi fidatevi, uova alla faience, si spera. Sono sempre un po' un tabù, anch'io ogni tanto fallisco. Ta-da! Ecco le bowl finite, questa mia con le zucchine e ho aggiunto anche dei peperoni, questa quella di Jimmy con invece il cavolo cappuccio che lui adora, sale e del pepe. Ora sapete che cosa ci aspetta, vero? Momento della verità. You know it's popping. Oh yes. Ah, tra parentesi, la buccia non l'ho tolta, ma io non la mangio. Poi l'ho lavata e so che si può anche mangiare perché è ricca di fibre, però io personalmente non la mangio. Troppe fibre. Spettacolo. Perfette. Oh yes! Uova alla fashions non deludono mai. Rivalutate tantissimo le patate dolci a pasta arancione, assolutamente cottura in forno perché quando le faccio bollite proprio si sciolgono nell'acqua e perdono qualsiasi gusto e penso che comunque abbia giocato tantissimo il ruolo del tuorlo d'uovo che rende buono tutto sempre comunque. Comunque, a proposito di cottura, sto valutando, anzi mi sto molto interessando a le friggitrici ad aria, gli air fryer. Sono una cosa che sto guardando un sacco di video su YouTube della resa della cottura con la friggitrice ad aria e non so, mi ispira. Non la comprerò assolutamente a breve perché non saprei dove metterla nella nuova cucina, vedrete, è molto piccola. Però ci sto pensando. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha, cosa ne pensa, come si trova, se la usa, se è soltanto una fregatura, la usi una volta e mai più, tipo tutto. Ma vabbè. Ma tipo la maggior parte degli elettrodomestici, tipo, non so, quando si compra la yogurtiera, la usi una volta che ti è arrivata e poi, quando mai? Mia mamma aveva la macchina del pane, secondo te quante volte l'ha usata? Secondo me neanche la testata. Scusa, mamma. Oggi merenda semplicissima con gelato alla banana, utilizzando della banana che avevo precedentemente congelato. E mi raccomando, mettetela in un contenitore togliendo l'aria, perché io una volta l'avevo messa in dei sacchettini, ma non li avevo chiusi e l'ho trovata nerissima, una schifezza. Invece, come vedete, questa è rimasta bella colorata, color banana. Più è matura quando la congelate, meglio è perché è più dolce. Quindi nel boccale metto la banana congelata. E ci aggiungo un cucchiaio di yogurt di soia. Amore incondizionato. Ok, da uno sono diventati tre, però vabbè. E adesso semplicemente frullo.
Allora, per non sporcare altro, la metto in questo vasettino. Consistenza è gelato. È la cosa meno instagrammabile di questo mondo, ma perché ho deciso di metterlo in questa ciotolina. Io adesso ci aggiungo qualche mandorlina come topping. Cioè, sembra anche comunque un vasetto del gelato. Ragazzi, dovete veramente provarlo. È, cioè, troppo buono. Troppo buono e facilissimo. Cioè, una banana congelata, 3 cucchiai di yogurt di soia, un po' di cannella, mandorle. Che buono. Per cena questa sera questo pollo per griglia. Ormai penso avete capito che le cene sono abbastanza basic. Abbiamo una parte proteica principale, poi le verdure e il contorno di gallette, riso, eccetera. Questo è un pollo per griglia. Il prezzo è davvero conveniente, perché comunque ci sono 2 bei petti di pollo, le alette e le cosce, quindi è praticamente un pollo completo e costa pochissimo. Lo facciamo alla griglia, quindi insomma sì, non si riuscirebbe a fare in casa, forse al forno, non lo so. E poi siamo in modalità svuota frigo slash freezer e quindi dobbiamo almeno consumare le verdure congelate. Diciamo che siamo presi abbastanza bene, ci siamo presi abbastanza larghi, quindi non abbiamo assolutamente il frigo vuoto, nonostante andiamo via dopodomani, c'è un sacco di roba che però vabbè ci porteremo a Milano, quindi no problem. Io intanto sgranocchio delle carote, ragazzi, passione carote, carote, finocchi mentre si cucina. Yes, non ho mangiato io tutte quelle, no. Una cena molto easy e gallette di contorno. Siamo arrivati alla conclusione di questo video e ci tenevo a salutarvi perché questo segna un po' la fine della quarantena e di questo periodo di lockdown. Noi domani torniamo a Milano e quindi i prossimi video saranno in tutto un altro mood, si spera, in una specie di ritorno a quella che sarà la nostra nuova normalità. Io ci tenevo a ringraziarvi dal profondo del cuore per questi mesi. Mi avete tenuto tanta compagnia, mi avete dato tanta motivazione, ve lo dicevo prima nel video, ma sono davvero consapevole e sicura che se non avessi fatto i video per voi non mi sarei allenata e non avrei avuto tanta motivazione come ho fatto, e spero che i video che ho fatto vi abbiano aiutato in questo periodo, che vi abbiano tenuto compagnia con i vlog e che vi abbiano fatto passare un pochino meglio questa quarantena, nei limiti del possibile ovviamente. Quindi nulla, mi sembra la fine di un capitolo e sono pronta a ricominciarne uno nuovo, ovviamente insieme. Sto condividendo ormai da tanto tempo la mia vita, il mio percorso di vita, ed è tutto catalogato qua su YouTube e per me è veramente pazzesco. Stiamo crescendo insieme essenzialmente, cioè voi mi vedete crescere, maturare e non so, vabbè, qui I digress, come si dice in inglese, cioè parto per la tangente essenzialmente. Quindi nulla, sono abbastanza emozionata in questo momento. Mi sembra in realtà ieri che iniziava tutto questo incubo, che purtroppo non è ancora finito. Speriamo di non dover ritornare in una situazione simile. E basta, dai. Io vi saluto, vi ringrazio per tutto. È stato veramente bello e tranquilli, io non vado da nessuna parte. Continuiamo tutto a Milano. Ora c'è il trasloco, il ritorno alla vita normale, semi-normale, insomma. Ci si continua a divertire su questi canali. Vi chiedo un like se il video vi è piaciuto, di lasciare un commento
e di iscrivervi al canale. Siamo quasi 100.000 e io sono strafelice anche perché adesso ho avviato il progettino di pubblicare video di allenamento, non solo i miei, ma anche i video fatti apposta per voi. Quindi, se volete allenarvi a casa, seguitemi, vi conviene. Ciao ragazzi, grazie di tutto.